quasi tutto pronto per la vendita dei panettoni prodotti nel carcere di Taranto, un'iniziativa questa promossa dalla cooperativa Noi e Voi. Tante già le prenotazioni. Siamo all'interno di questo laboratorio da circa un anno e un mese. L'anno scorso abbiamo venduto 1000 panettoni. Quest'anno la nostra intenzione è di triplicare le vendite e portare a 3000 panettoni. Avremo un punto vendita ufficiale della cooperativa che sarà al MUDIT, al Museo Illustro Tarantino. In più sarà dato un elenco di quasi 10-15 bar che venderanno i nostri panettoni. Gianluca è uno dei detenuti impegnati nel laboratorio di pasticceria e panetteria del carcere di Taranto. Allora Gianluca, che esperienza stai vivendo? È una bellissima esperienza, ringrazio l'associazione Noi e Voi e la direzione del carcere che mi fanno vivere questa opportunità. Come si dice, chi ama quello che fa non lavorerà mai un giorno, ed è vero. Io sono soddisfatto di preparare queste bontà, io con la mia squadra, realizzare queste bontà con semplici ingredienti. Noi ci definiamo artigiani del sorriso, perché se una persona mangia qualcosa di dolce sorride, quindi ci piace pensare che noi qua dentro creiamo pezzetti di felicità. E questa mia personale felicità voglio ringraziare chi ha creduto in me e a tutti quanti. Parliamo adesso di questi panettoni, c'è tantissimo lavoro dietro, ma ci sarà sicuramente una grande soddisfazione perché le prenotazioni sono già tante. La soddisfazione sì, non ho mai creato una cosa così. Prendere della farina alla fine, dopo 2 giorni e mezzo, creare una cosa bellissima. Per me è una soddisfazione, è la seconda volta, questo è il secondo anno, il primo anno è stato un po'... Ora quest'anno mi viene facile fare i panettoni, quindi mi sento ancora più fiero di me, di quello che faccio, del mio riscatto. Alcuni concorrenti delle passate edizioni di Bake Off Italia stanno supportando i pasticceri del laboratorio del carcere di Taranto nella preparazione di questi ottimi panettoni. Parte del cui ricavato della vendita di questi panettoni verrà devoluto all'associazione ABFO, davvero una bella iniziativa. Un'iniziativa davvero, io la definirei ecco un circuito vizioso, chiamiamolo così, in cui dalla vendita del panettone, ma anche proprio a quella che è la nostra esperienza, il nostro bagaglio personale, ecco, ci arricchiremo tutti. Nello specifico, per ogni panettone venduto, 1 euro verrà donato all'ABFO per poi sostenere le iniziative della Befana e dei regali per i bambini che seguiamo con la nostra associazione, che opera prevalentemente sul nostro territorio. Io sono il vicepresidente dell'ABFO, ma sono anche, ecco, per chi mi conosce, una grandissima appassionata di pasticceria, e questa passione mi ha portato appunto ad essere una delle concorrenti dell'11ª edizione di Bake Off. Quello che però più mi è rimasto di questa esperienza indubbiamente pazzesca è proprio il legame con alcuni concorrenti, alcuni dei quali, venendo da tutte quante le parti d'Italia, dal profondo nord al profondo sud, sono qui oggi per la realizzazione di questi panettoni particolarmente dolci, proprio per il significato che hanno. Qui abbiamo questa pasticceria, hanno imparato un mestiere che può dare loro un futuro, lo stanno facendo bene. I prodotti che vengono fuori da questa pasticceria, tutti coloro che le assaggiano non possono che parlarne bene a livello di qualità.